Buongiorno a tutti e benvenuti nel nuovo vlog. Allora, questa mattina mi sono svegliata tardissimo, alle 9, che per me è tardi perché ho un sacco di cose da fare, devo riordinare un po' la casa, andare a fare la spesa, fare la lavatrice. Aiuto, il tempo non mi basterà mai. Intanto mi sono appena svegliata e quindi ho una faccia da morto cadavere, non fateci caso. Non ho neanche ancora preso il caffè. Sono scesa direttamente in lavanderia per mettere la roba a lavare, così intanto va avanti e poi posso mettere la roba ad asciugare in asciugatrice. I letti li ho già fatti. Devo pulire il bagno sopra perché quello sotto l'ho già fatto ieri, mi sono portata un po' avanti almeno nelle pulizie. E Claudio fuori che sta facendo l'impianto elettrico della tenda, quella avvolgibile che abbiamo messo sul terrazzo. Ieri abbiamo portato su l'amaca, l'ho lavata, adesso si sta asciugando, cioè si sta asciugando, aspetto che arrivi il sole così gli dà una bella botta e si asciuga. Dopodiché devo riportare su i tavolini, le sedie, insomma, riorganizzare un po' i terrazzi e basta, riordinare un po' in casa e direi che siamo a posto. Quindi vado a preparare la lavatrice e la faccio partire. Bagno pulito e in ordine. Voilà, già che siamo qui, vi faccio vedere le mie opere. Ebbene sì, mi diletto anche nella creazione di quadri. Questo è uno che ho qui in corridoio. Questo è fatto con pittura a olio e stucco. E poi questo qui che ancora non gli ho dato una locazione, ma penso che lo metterò giù o in sala dove ho qualcosa di rosso comunque o magari in corridoio. Adesso devo vedere un attimo dove ci sta meglio perché in sala c'è un altro quadro sempre rosso, ma è un'altra tonalità, ho paura che stoni un po' con questo qui. Adesso vedo e mi organizzo. Thank you.
potrei prendere quel tavolino lì, non guardate l'ombrellone che è devastato, più le sedie, ce ne ho 4, e vorrei portarle qui sopra. Devo spostare di certo l'amaca più verso la finestra e dunque sposterei l'amaca verso di qua, e lì davanti alla finestra metterei il tavolino con le sedie, che tra l'altro devo pulire perché sono tutte macchiate. Devo provare a vedere se col Vim Clorex vengono pulite, ma adesso mi ingegno. Comunque questo è il lavoro che devo fare oggi. Allora, terrazzo pronto. Devo dire che non mi dispiace, manca l'ombrellone perché quello giallo che avete visto prima si è rotto. Ho cercato di pulire le sedie e il tavolo al meglio che potevo usando il Vim Clorex. Sono venute abbastanza pulite, a parte qualche macchietta di ruggine, tipo su questa sedia qui che non è venuta via, e quindi dovrò pensare a qualcos'altro. Però direi che così non mi dispiace per niente. Di là c'è ancora un po' di caos perché stiamo ancora facendo l'impianto della tenda, quella, questa qua, e quindi c'è ancora un po' di cantiere, diciamo. Allora, stavo pensando se potrebbe piacervi un video sull'home tour nel quale vi faccio vedere la mia casa e vi spiego 2 o 3 cose su come l'abbiamo realizzata, i materiali, i mobili, eccetera. Ditemi se è un video che potrebbe interessarvi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così so se vi fa piacere, lo faccio volentieri perché mi piacerebbe farvi vedere la nostra casa e spiegarvi come l'abbiamo realizzata, le idee che abbiamo avuto, eccetera. Ditemelo qui sotto. Adesso vado a preparare il tavolo perché è ora di pranzo e le costine sono quasi pronte, e quindi andiamo a mangiare. Dopodiché oggi pomeriggio si va a fare la spesa e vado a prendere finalmente questo vaso per trapiantare quella pianta lì dietro, questa qua, che è già planata 2 volte per terra, poverina. Direi che è ora del trapianto. Dani! Dani! 11 anni e non sentirseli. Allora, siamo pronti per andare a fare la spesa. Se Alessandro si mette sul seggiolino e si allaccia, partiamo! Sono appena tornata, vi faccio vedere subito quello che ho comprato. Innanzitutto ho preso questo shampoo che da tempo volevo prendere per provarlo, che è lo stesso della maschera che vi faccio sempre vedere sia su Instagram che nei video. Lo proverò e vi farò sapere com'è. C'era anche il balsamo, ma io di solito non lo uso perché avendo i capelli piuttosto lisci, se uso anche il balsamo poi dopo sembrano sempre un po' sporchi, e quindi questo qui lo provo e poi vi faccio sapere. Poi ho preso Head & Shoulder, questo qua che usa anche mio marito, e anche questo è ottimo, con olio di argan. Questo qui è quello che ripara, shampoo antiforfora. Lo usiamo da un sacco di tempo ed è davvero buono. Poi per i piatti ho preso questo nuovo detersivo per la lavastoviglie. Non l'avevo mai preso, era in offerta e costava tipo 3 euro e qualcosa, che è ottimo per un detersivo per la lavastoviglie. Svelto, mi sembra una sicurezza, e quindi lo proviamo e poi vi dico com'è. Questo qui non l'ho mai provato, ma lo proverò. Poi il mio solito ace con candeggina, questo non può mai mancare a casa mia. Adesso li ho finiti, ne avevo 2, li ho finiti tutti e 2, quindi l'ho ricomprato subito. Questo è ottimo per il PC, pulisce, igienizza, lo rende bianco, perfetto. Io compro sempre questo. Poi sempre per il bagno io uso questi qui per il PC,
Breath sono quelli che rilasciano la sostanza blu che colora l'acqua. Anche questi fanno un buon profumo, igienizzano, li trovo ottimi, li compro sempre. Per i detersivi direi che ho finito, passiamo alle bibite. Allora, succo per la mattina, per la colazione, io prendo sempre il Tropicana, vario tra i gusti che ci sono, questa volta l'ho preso all'arancia, l'altra volta l'ho preso al pompelmo, poi c'è il multivitaminico, insomma ce ne sono diversi, lo trovo davvero buono, ottimo. Poi ho preso Sprite, anche questa non manca mai, insieme alla Coca-Cola che ho già messo via perché ho preso la cassa. E questo per quanto riguarda le bibite. Non ho preso il tè perché mi sono dimenticata. Di solito prendo anche l'estate o la pesco al limone a seconda di quello che mi gira, lo prendo. Poi ho preso la passata. Io prendo sempre quella del Carrefour perché è ottima. In sottofondo ci sono i bambini che urlano come i pazzi in piscina, portate pazienza. Dicevo, passata di pomodoro, poi olive, queste le prendo per la pizza ma anche per l'insalata, in generale le mangiamo anche semplicemente come olive. Sono ottime, denocciolate, sono nel loro liquido e sono davvero buone. Poi, popcorn, io prendo questi qui del Carrefour che sono ottimi, ce ne sono tre confezioni dentro, li facciamo la sera nel microonde quando guardiamo un film o un cartone animato e ce li mangiamo sul divano in sala cinema. Ottimi, questi sono già salati, sempre marca Carrefour. Poi, per i bambini, gli Oreo, due confezioni perché questi finiscono in niente. Questi sono la versione Choco Cream, quindi quelli al cioccolato, che li preferiamo perché sono un po' più buoni. Poi caffè, noi prendiamo sempre questo, Lavazza Suerte, che di solito è sempre in offerta a 7 euro e rotti, e lo trovo ottimo. E poi, sempre per quanto riguarda i dolci, Kinder, anche questi li mangiano i bambini, li mangiamo noi, li mangiamo tutti. Li tengo in frigo perché in questo periodo se no si sciolgono. E questi vanno a ruba. Poi patatine, più gusto, queste qua con i diversi gusti perché ognuno ha il suo e poi sono bustine piccole, almeno ognuno si prende la sua bustina, la finisce e stop. E in più anche queste qui grandi, le rustiche, che ci piacciono di più. Queste qui quando vengono gli amici, quando vengono nonni a cena o insomma, per l'aperitivo vanno alla grande. Poi il mio solito panino degli hamburger, quelli della Trevisan, che anche questi vanno sia con gli hamburger che col prosciutto, sono buoni un po' con tutto. Poi, sempre per stare sul pane, le piadine, io prendo queste qui del Carrefour perché non si rompono, a parte che c'è anche scritto gustosa e non si rompe. Ma non si rompono davvero, non si spezza, scusate, e non si rompono davvero, infatti le prendo per queste, perché poi se si rompono il mio bambino grande rompe le scatole e non le mangia. Pan grattato, io prendo questo qui col prezzemolo perché lo trovo un po' più particolare, buono. Poi per le bistecche impanate mi piace questa variante col prezzemolo, non è male. Poi cosa ho preso? Il latte, io prendo questo qua Piemonte da mezzo litro perché il litro rimane aperto e poi non lo consumiamo così tanto e preferisco il mezzo litro, almeno lo apri e in 2 o 3 volte è finito e quindi è sempre buono. Due. Poi i dadi per il brodo, io prendo questi qui della Knorr, sempre i dadi gel. Poi ci ho preso il pane che ho già ritirato, la frutta, ho preso un po' di pesche, albicocche e qualche mela. Le banane non le prendo in questo periodo perché tanto diventano nere che poi non se ne mangia nessuno. E, i vasi, ho trovato i vasi. Allora, uno piccolo per la piantina che mi hanno regalato i miei suoceri che è di là in sala cinema e quello gigante per la mia pianta della cucina qua che devo trapiantare, quindi finalmente farò questo lavoro. Quindi
per quanto riguarda la mia spesa di oggi, vi ho fatto vedere tutto. Stavo pensando se mancava qualcosa. E invece una cosa me la sono dimenticata. Questi qui li ho visti in pubblicità e dovevano essere miei, soprattutto questo al cocco. I fage già io li compravo, quelli bianchi, normali, yogurt greco. Adesso hanno fatto questi qui al cocco, poi ho preso quello ai mirtilli e poi ho preso quello alla ciliegia. Questi li provo e vi faccio sapere, ma secondo me sono una bomba. Allora, io sto montando il vlog, quindi vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Buona serata a tutti. Ciao, al prossimo video!